E adesso dobbiamo tornare sulla rottura Irama con Giulia De Lellis, riavvicinamento con Andrea, da amante, e l'intervento di Pietro Tartaglione e Rosa Perrotta sul merito. Era un P.O. prevedibile, e effettivamente, è successo un P.O. di tutto. Lo dico a margine. Non mi riferisco a quello che vi sto per raccontare adesso. Ma è evidente che fra questi ex personaggi di Uomini e Donne ci sia tanto astio. Anche alla festa della scelta si vedeva delle persone che chiaramente si evitavano per poi andare a professare nel web grande amicizia. E talune volte basta un nulla per fare deflagrare il tutto. Come in questo caso. Come sapete, Giulia De Lellis e Andrea, da amante, si sono rivisti nella notte. Pietro Tartaglione ha masticato amaro e ha sentenziato. La smettete di fidanzarvi solo per fare le copertine. Che poi durate 15 giorni. La gente a casa non è stupida. Che insomma mi sembra un messaggio talmente chiaro che non necessita di alcuna puntualizzazione. Fermi così. Assolutamente numero. Replica Giulia De Lellis a Pietro Tartaglione. Ecco, pensa alle cose serie allora. Ascolta. Non mi piace fare questo. In privato non rispondi. Non lo hai mai fatto. E siccome non ha risposto alla Giulia, dice a Pietro che preferisci così. Allora ti dico a te che sei nessuno come me, che sono sempre stata in silenzio nonostante i vostri insulti anche mentre ero nella casa. Stai diventando padre? Pensa alle cose serie, che non sembri nemmeno normale. E qui probabilmente si riferisce al fatto che si sono rivisti di recente anche alla festa delle scelte di Uomini e Donne. Quando sono davanti a voi non mi guardate nemmeno in faccia, hai avuto modo di parlare. I miei sentimenti non sono copertine. E lancia questo a fondo, a Pietro abbastanza duro. Se per voi è così non significa che lo sia per tutti, sai. Sei un disperato che ha di farsi credere distrutto e separato per comunicare in TV di aspettare un figlio? E vieni a dire a me questo? Tu non sai un C asterisco 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 o? E conclude dicendo che basta giudicare. È antico. Vivi. Ama. Pensa a te. Non sai nulla, taci, ecco, fate due copertine su questo. Grazie. Pietro Tartaglione replica a Andrea, da amante, e Giulia De Lellis. Ma ovviamente Pietro Tartaglione non ha taciuto. Anzi, il tutto ha dato il via alla controffensiva, effettivamente sembra una lotta. Infatti Pietro ha pubblicato i messaggi, assolutamente, poco carini di Andrea, da amante a lui, e li ha commentati dicendo che antico che sei, quando giudicare è antico. Bastava così. Secondo me sì. Invece nella discussione sì, è inserita anche Rosa Perrotta, che scrive a Giulia De Lellis fra le altre cose. Ma quando in un programma aveva parlato della sua paura di poter prendere una malattia bevendo da un bicchiere di un gay, accostandolo a un drogato. E su questa affermazione di Giulia De Lellis al Grande Fratello VIP sentenzia Rosa Perrotta. A differenza sua, data l'educazione che mi contraddistingue, non mi sono permessa di definirla cogliona in quella occasione, ma ignorante e omofoba sicuramente. Io spero che sia finita in questa maniera, ma veramente.